Maniago, la città forgiata con fuoco e martelli. Maniago, la città patria dei coltelli. Maniago, che delle lame la Caput Mundi resta. Maniago 2024, ventesimo anno del coltello in festa. Ed eccoci arrivati a questo secondo giorno del coltello in festa. Come vedete già la gente gremisce di stand. Andiamoci anche noi. E camminando arriviamo alla nostra Mercury. Oggi a fare l'intervista non avremo il nostro caro Matteo Morini, ma avremo un'altra persona speciale che vi presenterò tra poco. E siamo giunti allo stand della Mercury. Abbiamo con noi Luca Andrea. Ciao Luca. Ciao. Ciao. E vedo qui sul tavolo pronti i due coltelli. Sì. Quali coltelli sono? Allora, sono l'edizione limitata del nostro look, okay, e il Logan Mini in versione Stonewash. Chiaro. Ok. Ti va di parlarci? Cominciamo magari dal... Sì. Allora, look, edizione limitata, cioè il nostro look normale, slip joint, solo che abbiamo deciso di produrre un'edizione limitata, 100 pezzi, okay, con lama in MagnaCut e manici in fibra di carbonio, Dark Matter Fat Carbon, nero. Abbiamo fatto diverse modifiche sulla forma del manico rispetto al look normale. La principale è che al posto di avere i manici completamente piatti, sì, gli ho dato una sagoma più bombata in modo da migliorare la presa. Ok, anche il comfort. Sì, esatto. Okay. La seconda modifica sostanziale rispetto all'alluminio è che, essendo il carbonio un po' meno strutturale, sì, sono state ricavate due tasche all'interno, eccolo, in cui è incassato un liner in acciaio inox, okay, a scomparsa, in modo che guardando il coltello non si notino dei liner, non si vedano i liner. Sì, come, esatto, infatti ci ho fatto, visto, esatto, soltanto bisogna proprio mettersi d'impegno per, esatto, notare questa lavorazione. Esatto. Okay. E questo è quanto. Okay. Lama in MagnaCut Stonewash. Sì. E tutto lì. Ok, perfetto. E la chiusura? Chiusura slip joint. Slip joint. Normalissimo. Perfetto. Ok, bello. Bene. Mentre per quanto riguarda Logan Mini, Logan, allora abbiamo corpo in Ergal 7075 T6, ok, quindi alluminio aeronautico, esatto, altissima qualità, lama in acciaio Elmax, in questo caso Stonewash, esiste anche la versione satinata, disponibile solo in anodizzato nero, ok, sì, chiusura e blocco liner lock su cuscinetti a sfera, sì, chiaramente. Particolarità di clip in acciaio inox. Ok, a porto, sì, a porto profondo, diciamo. Sì. Esatto. Particolarità di questo è che il corpo principale è ricavato tutto da un blocco unico. Okay. Quindi anche, come si vede, il perno, non è un perno passante, ma è scavato dal blocco all'interno del blocco, esatto, stesso. Per motivi di meccanica c'è una piccola boccola in acciaio inox intorno al perno, sì, solo perché far correre una lama a quasi 60 Rockwell su un perno di alluminio non è il, non top, è il massimo, diciamo, esatto. Quindi sì, solo per motivi di usura è stata messa la boccola, però sì, la struttura la dà l'alluminio stesso. Ok, ok. È un'apertura fluidissima, visto, sì, molto, molto liscissimo, di cadere nella dipendenza dell'apertura e della chiusura. Esatto. Davvero un bel coltello. Adesso andiamo a vederlo da vicino. Sì. Ed è arrivato il momento di vederlo da vicino. C'è da dire una cosa, che Luca è stato così esaustivo che ho veramente poco da aggiungere, se non quella di potervi trasmettere veramente la bellezza di questo coltello. E passiamo adesso al nostro Mini Logan, un coltello robusto, compatto, che al tatto lo si percepisce immediatamente. Molto, molto bello, anche
nelle sue due varianti, che adesso andremo a vedere, ad aprire. Davvero un bel coltello, eccolo qui. Per quanto esternamente possano sembrare uguali, differiscono appunto per la finitura della lama. Concedetemi però un'altra apertura, perché è davvero piacevole. Ecco qua, bello. Poi, anche se uguale, lo facciamo anche con l'altra variante. Ecco qua. E visti da vicino rendono l'idea di cosa sono questi coltelli. Davvero molto belli, abbiamo visto anche, abbiamo incluso anche l'immagine della lama satinata. La satinatura che viene fatta a mano. Sì. Ok, quindi abbiamo la versione sia stonewashed che quella satinata. Sì. Davvero dei bei coltelli, mi piacciono. E questa versione, diciamo, ha soltanto 100 esemplari, giusto? Sì. Ok. 100 esemplari, immaginiamo anche perché. Belli, davvero belli. Grazie. Io ti ringrazio, grazie mille per grazie la disponibilità. E ci vediamo ancora in questi due giorni. Sì. Va bene? Va bene. Grazie mille. Riprendiamo l'immagine con la fontana di Piazza Italia. E nel sottofondo il suono dei martelli di Mastri Coltellinai. Adesso qui abbiamo questi espositori con i vari brand di Magnago e godiamoceli. Dopo questo bellissimo tour, ci spetta un altro stand con un altro grandissimo brand. Di quale stiamo parlando? Beh, aspettate due secondi. E siamo giunti alle Coltellerie Maserin e siamo in presenza di Claudia. Ciao Claudia! Ciao! Ciao, vedo che abbiamo già pronto il coltello davanti a noi. Coltello particolare, e quindi io so già un po' la storia. Raccontaci un po' di più. Un coltello molto molto originale, nato dalla collaborazione nostra con il laboratorio Tech4E di Udine. Abbiamo realizzato questo coltello in serie numero edizione limitata di 100 pezzi con una lama in damasco inox Small Roses come disegno e questo manico che è stato stampato in 3D con la tecnologia del 3D. Per quanto riguarda il disegno particolare specifico di questo coltello, vorrei che fosse Jimmy a spiegarvi bene tutto il disegno particolare. Bene, quindi facciamo magari il passaggio del microfono. Sì. Eccoci grazie qua. Mille Claudia. Grazie a te. Ciao, ciao. Piacere ciao. E ciao, grazie. Come stai? Figurati. Bene, bene, bene. Attendiamo la tua spiegazione di questo fantastico coltello. Sì, unico nel tuo genere. Sì, questo c'era un pezzo unico stampato in acciaio. Sì. E la sua particolarità è una collaborazione con un polo tecnico di Udine che è comunque qua vicino, quindi cerchiamo comunque delle collaborazioni che siano, possiamo dire, di casa. Sì, le realtà autoctone, diciamo. Sì, non so, proprio qualcosa... Sì. Qualcosa di nuovo, no? Quindi c'è questo pezzo unico, che è questa sua caratteristica principale, oltre al fatto che ha una finitura interna ispirata a una serie matematica e geometrica di, il termine lo sbaglio sempre perché è francese, di un matematico che si chiama Charles Delaunay, mi okay. perdoneranno chi lo sì, sa pronunciare. Sì, sicuramente. Praticamente lui è stato un matematico, astronomo di quasi 200 anni fa, okay. che... Stava studiando la distanza tra i suoi vari studi, tra la Terra e la Luna, e quindi ha introdotto un po' il concetto del problema dei tre corpi, che è stato ripreso anche da Netflix di recente, sì. quindi il fatto di come lavorano le gravità tra di loro, e quindi tutto il risultato matematico dei suoi studi risulta questo schema geometrico, che il fatto che sia, tanti li chiamano skeleton, però il fatto che di avere... un damasco totalmente particolare lo permette anche di vedere al suo interno questi sì, tralicci attraverso. Esatto
Quindi abbiamo cercato di fare una collaborazione che abbia comunque una storia dietro, con materiali di pregio e che siano comunque differenti, distintivi e unici. Abbiamo una serie limitata da 100 pezzi. 100 pezzi, sentivo. 100 pezzi in preordine, circa 6 settimane dovremmo essere iniziare un po' già le spedizioni. Ok, ok. L'acciaio utilizzato per la stampa, per questa stampa qua, sì. Conferisce comunque sia lo schema col quale è stato stampato in 3D, gli conferisce comunque sia una resistenza. Sì, poi comunque ha anche un suo peso. Esatto, anche perché vedo che c'è anche un frame, quindi che questo bordino sì, qua è stampato dà anche una resistenza ulteriore. Corretto, sì, infatti ha un peso. Non è importante, però ha, come si può dire, ha una sua presa. Cioè, si sente in mano, non è troppo pesante, però è una sua caratteristica. Poi abbiamo aggiunto la clip in acciaio e la vitrina. Abbiamo cercato di mantenere il focus sia sulla lama in damasco, che sia comunque in contrasto anche sul manico, perché è anche questo il protagonista. Certo. Non è, a volte si fa... Non si rubano la scena fra di loro. No, sono complementari, si può esatto, dire, no? Complementari. Sì, avevamo anche altre opzioni sulla sua tipologia di design del damasco. Abbiamo preferito qualcosa di totalmente diverso, appunto, che si possa anche intravedere all'interno di questi essendo tradizi. Differenti, tu, cioè, avessimo fatto una texture simile a quello, comunque si andava poi... Si va a perdere. Sì, questo è bello da tenere, diciamo, aperto, da farlo vedere, da goderselo. Bello. E quindi ci sarà anche una scatola proprio fatta per essere esposta. Ah, allora. Questa è l'idea, no? Quindi... Bellissimo, fantastico. Adesso andiamo a vederlo da vicino, in modo da cogliere per bene i suoi dettagli. Ok, ragazzi. Allora, sappiamo che quando parliamo di innovazione, di tecnologia, di, tra virgolette, perché no, anche sguardo verso il futuro, Maserin è sempre una garanzia. E con questo coltello possiamo veramente renderci conto di quella che è la loro visione del futuro del coltello. Io poi, essendo appassionato di stampa 3D, mi tocca particolarmente questa tematica e questa nuova tecnologia. Guardate che bello. Guardate qui nel complesso il design con questo damasco e questa manicatura stampata in 3D. Tutte queste linee che passano. Ecco qua, chiusura ottima. Il manico, guardate come si presenta. Robusto, ma allo stesso tempo con queste fantasie che sono strutturate proprio per dare robustezza oltre che leggerezza al coltello. Bellissimo il damasco, impugnatura comodissima, insomma, come avere il futuro nelle mani. Abbiamo visto in questo coltello tecnologia, scienza e ovviamente anche il vostro carattere pionieristico, quello che veramente distingue la Maserin. Quindi un bellissimo coltello, grazie per avercelo fatto vedere e niente, ci salutiamo. Grazie a te, Giuseppe. Grazie a te, alla prossima. Grazie a voi, sicuramente ci vedremo presto. Grazie. Ciao. Ed ecco qui che da un passo andiamo dal futuro alla tradizione. Alla tradizione come quella che è stata mantenuta dalla coltelleria Fratelli Antonini Fugiulio, addirittura dal 1929. Grande. Adesso, su grande richiesta, andremo a fare delle riprese nell'angolo Makers, quindi avremo circa 7 minuti dedicati a questi capolavori dell'artigianato. Ed eccoci dentro la gabbia matta dei Makers. Ecco, da qui potete capire che siamo in Friuli. Coltelli e calici di vino. Fantastico.
Ogni Makers si differisce per design, materiali d'utilizzo, di impiego e indirizzo d'utilizzo del coltello, ma vi assicuro che ogni Makers ha veramente un mondo da offrire. Ed eccoci arrivati a Nicola Conforti, Nicola che incontriamo ormai in tutte le fiere, lo stiamo stalkerando. Praticamente abbiamo visto sia al Valdobbiadene Knife Show, sia al Coltello in Festa. A novembre ci ribeccheremo al CIC, quindi bene. Ragazzi, la qualità di questi coltelli presenti al Coltello in Festa nella sezione Maker è veramente qualcosa di indescrivibile. Poi tutti i Makers sono molto disponibili, ti danno modo di poter impugnare i loro coltelli, di poter avere proprio quel feeling con il coltello. Disponibili su spiegazioni, informazioni, richieste, davvero un'occasione unica quella che ci dà questo Coltello in Festa tutti gli anni. La cosa bella è anche questa, hai modo di poter vedere dal vivo e conoscere anche makers di fama internazionale, come nel caso di Attilio Morotti, e anche makers emergenti, che sono davvero tantissimi con grandissime abilità e potenzialità. Davvero un'occasione unica, ribadisco l'importanza di questo evento per chiunque è amante dei coltelli e non solo.
E chiudiamo le nostre riprese per quanto riguarda l'espositore di coltelli con la Coltelleria Scintilla. Coltelleria Scintilla che ha avviato davvero una bellissima iniziativa, ovvero quella di allevare, praticamente, dei giovani makers. Quindi ha aperto una sorta di laboratorio dove è possibile, chi interessato, di imparare questa bellissima arte del mondo dei coltelli. Ricordo inoltre che l'esposizione è anche aperta per chi realizza sia macchinari che vendita di abrasivi, come in questo caso. Ok, coltelli, gente, abbiamo sete, e adesso però si va anche a mangiare, cioè non si può soltanto, soprattutto bere. E quale migliore compagnia se non questa. Maniago 20 e 24, 20° anno del coltello in festa.